Bagno di folla per Matteo Salvini, arrivato a Campobasso per sostenere la candidatura di Aida Romagnuolo alla Camera dei Deputati per il collegio uninominale e di Luigi Mazzuto al Senato. Prima tappa Piazza Prefettura per un caffè, l'assalto della gente e qualche contestatore. Si aspettava questa accoglienza? No, sono felice. Sono felice anche perché lo trovo in tantissime città del centro e del sud e stiamo unendo, la Lega sta unendo il paese nel nome del prima agli italiani, e questo è il nostro obiettivo, mettere prima gli italiani, mettere al centro gli italiani, pensionati, disabili, i nostri ragazzi che non devono scappare all'estero. C'è una sinistra che pensa a chi sbarca e c'è la Lega che pensa prima agli italiani. Ma sto trovando delle energie incredibili, delle imprese innovative, dei ragazzi che non vogliono scappare, delle donne che non vogliono farsi 1000 chilometri per andare a farsi curare in altri ospedali. Quindi c'è bisogno di buona amministrazione. Qua in Molise ci sono da vincere le elezioni politiche il 4 marzo e poi ci sono da vincere anche le elezioni regionali, perché qui la sinistra ne ha combinate di tutti i colori. Ma prima vinciamo le elezioni politiche, prima mandiamo a casa Renzi e poi mandiamo a casa la sinistra anche dalla regione, perché di danni ne ha fatti abbastanza. Manca l'ultimo sforzo. Renzi e i 5 Stelle non sono credibili, non sono affidabili. Sono pronto, sono orgoglioso che ci sia tanta gente in una mattinata del venerdì come questa a Campobasso. Non vedo l'ora di andare al governo per ridare lavoro e sicurezza agli italiani. Serietà, onestà, concretezza e la buona amministrazione che la Lega dimostra ovunque stia governando, e soprattutto espulsione dei troppi clandestini che sono in giro per il Molise a non fare niente dalla mattina alla sera. Cosa pensa della gestione frattura qui in Molise? Chiedetelo ai molisani, chiedete se sono contenti della sanità, delle infrastrutture, dei contributi alle aziende e soprattutto del numero incredibile di immigrati che sono stati accolti, probabilmente perché qualcuno ci sta guadagnando, e questo qualcuno che ci sta guadagnando verrà visitato, perché gli faremo pagare tutte le tasse che non ha pagato in questi anni. Poi l'incontro con i cittadini all'Hotel Rinascimento. Salvini qui ha riproposto i temi che sono la base della campagna elettorale della Lega: immigrazione, sicurezza, legittima difesa, lavoro. Il 4 marzo non rappresenta solo una consultazione elettorale, ma rappresenta una scelta di vita. Ha concluso Salvini, che prima di lasciare la sala si è concesso per i selfie con la gente pazientemente in fila per uno scatto con il leader della Lega.